Qui. La domanda che io devo assolutamente fare, mi scusi per chiudere questo percorso alla Barzan, sono i soldi. Di quanti soldi disponeva Greta? Bravo. Perché poi purtroppo in tanti casi, magari non sarà sicuramente questo, però in tanti casi quando c'è una grossa economia che ruota intorno ad una persona, poi accadono cose. Avvocatessa. Guardi, io posso dire questo, che per molto meno, accadono, appunto, accade che una persona faccia del male ad un'altra persona. Qui abbiamo dei cespiti ereditari abbastanza rilevanti. E, perché microfono, già io non la sento cioè, bene. Una casa, un immobile che ha un valore di 500-600 mila euro, che in ipotesi, in tesi, potrebbe essere, questo ovviamente si scoprirà con l'apertura del testamento, che in ipotesi potrebbe, più o meno, di che potrebbe beneficiare parlando tra beni immobili e mobili. Abbiamo appunto, noi abbiamo detto ieri che la casa di Erba ha un valore di 500-600 mila euro. E quindi la casa di Porto Tolle ha un valore di circa 100 mila euro. Poi ci sono anche le quote societarie in una località di montagna vicino Milano. Ah. Quindi ha pure dei soldi liquidi su un conto corrente. Vabbè. Ecco, però stiamo ecco, parlando noi, di un milione di euro? No, questo, noi queste cifre non le possiamo dare. Cioè, beh, me l'ha detto più o meno. Ecco, 600, aspetta, 700, ecco, io ho fatto capire una serie di quote societarie, conti in banca, arriviamo al milione, molto, forse più. Terreni. I terreni, insomma, comunque più o meno un diciamo valore che chi è beneficiario importante di questi beni, sicuramente vendendo questi beni, un bene immobile come la casa familiare, si potrebbe fare un bel gruzzoletto. Ecco, però io vorrei tornare a quel video che è stato messo in onda anche da altre trasmissioni, in cui si fa vedere la Greta che fa il bagno, che era felice al mare, così come in questi video che sono. È indubbio che una persona che abbia una relazione con un altro uomo abbia questi documenti, cioè che ci siano stati, cioè delle finestre di felicità. Però, come ho detto ieri, questo non significa che la relazione abbia avuto sempre questa tensione emotiva, cioè che sia stata sempre felice. E poi, infatti, lei dice in questo video che nelle cure era appoggiata esclusivamente dal compagno, quindi non è che noi lo vogliamo additare, ma il compagno era la persona che effettivamente intorno al quale ruotava la vita di Greta, volente o nolente, cioè nel bene e nel male. La vita di Greta ruotava intorno a questo perno. Quindi noi dobbiamo considerare il compagno come il perno della sua vita, perché infatti la sua famiglia è stata esclusa negli ultimi sei mesi. L'avvocato Sanno vuole farle una domanda. Non è entrata più nella vita di Greta. Sì, sì, abbiamo questo. Questo è molto chiaro. Messa, o comunque era contro i familiari. Collega, chiedo scusa, ma veramente diciamo sono andato a sostegno delle vostre tesi sostanzialmente sin dall'inizio, però diventa ancora più predominante la domanda che in maniera corretta, al di là di una disquisizione giuridica che non ha senso in questo momento, le veniva fatta dalla conduttrice, da Eleonora, nel momento in cui si dice voi avete le idee così chiare, avete strutturato un ragionamento così preciso, individuando anche delle persone che avevano rapporti di vicinanza, risulta un po' strano, ma sicuramente credo che avrete apportato dei correttivi e che lo farete anche nelle prossime ore, fare una denuncia per circonvenzione di incapaci nei confronti di ignoti. È evidente che voi avete degli elementi, glielo dico da penalista come anche lei, sono stato presidente di camere penali, quindi bene o male diciamo un minimo di competenza sul punto c'è. È evidente che la domanda della conduttrice era aderente a una situazione effettiva, cioè voi avete un quadro chiaro, su questo credo
Credo che in queste ore lo abbiate già fatto, credo che avete individuato già dei nominativi da sottoporre alla terza magari magistrale. L'avvocatessa non ce lo vuole poi dire. Se non lo può dire è un altro conto, però dico per dare continuità a quello che dice la conduttrice. Già le ho risposto, è la status di Greta che permette di poter procedere d'ufficio. Sì, sì, questo sì, però io ho detto un'altra cosa. Poi le dico, le querele non è che le presentano gli avvocati, le presentano le parti interessate, quindi evidentemente è la madre che dovrebbe farla, o il fratello Momo, cioè chi le persone appunto che vi hanno nominato come loro. Ma perché lei lo sa bene che una denuncia per circonvenzione di incapaci contro ignoti si candida molto spesso a ricevere un provvedimento di archiviazione, perché facciamo, noi chiediamo che venga perseguita una persona circonvenzione incapace contro ignoti. Diversa è la denuncia corretta per la scomparsa. Lì sì, la procedibilità d'ufficio diventa determinante. In questo caso comprenderà meglio di me, sicuramente glielo dico in maniera molto più raffazzonata rispetto al suo florilegio dialettico, ritengo che in questo caso dare un'indicazione salvaguardia e mette in salvaguardia proprio la denuncia rispetto a quelle che possono essere le determinazioni di ordine ferro. Però se i familiari giustamente non vogliono questo, è evidente che un avvocato deve sottostare a quelle che sono le volontà dei familiari. Ci mancherebbe altro. Va bene. Grazie per l'applauso. Va bene, abbiamo compreso. Le querele sono fatte dalle persone appunto interessate, non dagli avvocati. Però sì, sì, davanti alla scomparsa di una donna sicuramente più informazioni uno dà agli inquirenti. Sì, è una storia veramente incredibile. Dimmi, Martinotti. Una considerazione che forse è anche una speranza. Per il profilo psichico, per le paure generalizzate di questa donna e per le preoccupazioni fisiche così radicate che aveva questa donna, secondo me questa è una situazione in cui sarebbe facilmente inducibile l'andarti a curare da qualche parte e quindi lo scomparire in maniera, tra virgolette, volontaria. Però scusa. Ma una persona le posso fare una domanda, avvocatessa, proprio su questo che sta dicendo Martinotti? Non avete mai pensato invece non a, diciamo, ipotesi suicidaria indotta, ok, per istigazione, ma ad un sequestro di persona? Ci avete mai pensato a questo? Allora, innanzitutto il dominus delle indagini è il pubblico ministero. Noi abbiamo collaborato in maniera proficua allo sviluppo delle indagini ed è anche per questo che non c'è bisogno di una nuova querela, perché tant'è che abbiamo ascoltato ora dal cronista che il compagno di fretta è andato a correggere, ad integrare la sua denuncia di scomparsa. Evidentemente abbiamo colto il segno, perché non si tratta di un passaggio, cioè non c'è una versione su un fatto che ha raccontato che non torna, è tutta l'impalcatura che non torna, e quindi più che di integrazione suggerirei, anche se sono dall'altra parte, di fare una nuova denuncia. Perché la denuncia, ecco, la denuncia che è stata fatta assolutamente è fallace, perché se viene a mancare il perno, è come in una struttura portante, se viene a mancare la colonna portante, è tutto l'edificio che cade a terra. Avvocatessa, non mi ha risposto. Avete mai pensato al sequestro di persona? Non ho capito. Allora, il sequestro di persona era la prima ipotesi di reato su cui è indagato la procura. Ecco, poi dopodiché da gennaio invece c'è stato uno sviluppo, quindi grazie all'attività investigativa che è stata svolta in collaborazione, quindi da parte della madre della persona scomparsa, grazie appunto a questa attività che ci sono stati, siamo arrivati appunto a questi approfondimenti che abbiamo sempre portato all'attenzione della Procura di Rovigo, e sarà la Procura di Rovigo a incastonare il reato e a individuare. Grazie, quando c'è una scomparsa di una donna ogni ipotesi si può fare, l'hai appena detto tu. Se qualcuno possa aver pensato che da qualche parte qualcun altro possa aver somministrato nei medicinali che lei già prendeva altri medicinali molto più, diciamo così, gravi, che l'hanno indotta ad avere quel comportamento che abbiamo visto allora, in quel video. Allora, adesso insieme al nostro Edoardo Lucarelli, fatemi dire questa cosa, poi interviene lei, Don Antonio. Edoardo,
Il desiderio è quello, il nostro desiderio redazionale giornalistico è quello adesso di andare ad indagare anche dove lavorava questa donna. Perché? Perché se questa donna ha riportato uno stato di salute di quel tipo, di quel genere, dovuto ad un avvelenamento da materiale chimico, ok, i colori dove lavorava, i quali aveva, probabilmente o c'è qualcun altro lì in quella fabbrica, in quell'azienda che ha avuto e ha lo stesso problema, oppure era l'unica su tanti. E questo, perdonatemi, ma è un elemento anomalo. Per cui andremo ad indagare anche su questo. Vladimir Luxuria, vorrei rispondere a Vladimir Luxuria, perché è in linea, tempo, proprio però. Velocissimo. Velocissimo, però, avvocato, perché sui medicinali, perché no, mi ha fatto venire in mente, se qualcuno, ecco, noi sappiamo, per avercelo detto una farmacia di Catanzaro Lido, e quindi non che effettivamente quando si è recata al 23 maggio con il compagno, effettivamente lei si è recata presso questa farmacia, quindi per prendere dei medicinali, degli antidepressivi. Wow. Quindi, ecco, questa è una circostanza. Però che risulta... l'avvelenamento da taglio non si cura con gli antidepressivi, e questa è la cosa, no, che mi fa... Sì, questo per dire che però in quel momento, la Striafico era, diciamo, era costretta a prendere questi farmaci comunque per stare bene, non so se... e quindi, diciamo, non era una persona felice che faceva il bagno a mare, perché era una persona che prendeva antidepressivi. Va bene. Allora, noi ritorneremo su questo caso lunedì. Intanto vi ringrazio, grazie per essere intervenuti, speriamo, insomma, di aver aperto una serie di porte, anche di riflessione, che possono essere utili, perché poi, al di là di tutto, ma Greta non c'è, è scomparsa nel nulla, che fine ha fatto Greta, qualcuno le ha fatto del male? Queste sono le domande da cui noi partiamo, per noi la nostra grande priorità.